Salve a tutti! Oggi ci troviamo davanti all'edificio che ospita l'ospedale di San Ferdinando, sigla che sta per sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati. Il motivo? La nostra classe sta partecipando a un concorso indetto dal Senato della Repubblica chiamato Testimoni di diritti. Questo concorso aiuta a far riflettere noi studenti sulla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Infatti, noi con i nostri insegnanti abbiamo avviato il progetto alla ricerca della solidarietà e stiamo analizzando in particolare l'articolo 1 della Dichiarazione: tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti. Una delle fasi del progetto è conoscere bene le associazioni che si occupano dell'accoglienza e della solidarietà nel territorio di San Ferdinando. Tra queste associazioni c'è APS Etnie Onlus ed è proprio quella che gestisce lo SPRAR e che oggi andremo a visitare. I suoi responsabili sono pronti ad accoglierci e noi siamo pronti a scoprire come funzionano le attività del centro. In questa mattinata saremo ospitati proprio nella nostra linea di emergenza e potremo ascoltare alcune voci del suo interno. A dire che il nostro progetto è uno dei centri per donne e loro bambini. Eccoci qui, all'interno del centro. Siamo stati ricevuti dal coordinatore del progetto di accoglienza, avvocato Nicola Armenise, dal responsabile dell'associazione Etnie Onlus, Ibrahim El Sheikh, e dall'operatore Andrea Sardaro, i quali ci hanno illustrato il funzionamento dello SPRAR e hanno spiegato le modalità con cui avvengono le operazioni che consentono a donne e bambini di essere ospitati nella struttura. Abbiamo avuto modo così di apprendere le difficoltà di chi è costretto ad abbandonare la propria casa a causa di malattie, carestie e guerre. Difficoltà legate non solo a dover apprendere una lingua e una cultura diversa dalle proprie, ma anche derivate dalla necessità di inserimento nel mondo del lavoro. Operazione tutt'altro che facile, ma che ne agevolerebbe l'integrazione reale. Sono molto felice di aver accolto la scolaresca dell'Istituto Giovanni XXIII in questa nostra comunità. Noi siamo l'associazione Etnie, una APS Onlus che si occupa appunto di gestire in accoglienza per il progetto SAI donne particolarmente fragili costituite da nuclei monoparentali o donne singole. Al momento abbiamo una capienza di 25 unità. La nostra attività è difficile in un territorio come quello di San Ferdinando, ma che ci riempie di gratificazioni quando riusciamo a procedere ad un inserimento sociale e lavorativo delle nostre beneficiarie. Mi auguro anche che le ragazze presenti in questa giornata abbiano trasmesso passione in quello che facciamo, voglia di riscatto che è importante che venga valutato e venga correttamente valutato e apprezzato, perché appunto in un momento come questo in cui abbiamo una guerra alle porte che ci induce ad accogliere tante migliaia di sfollati è un'operazione, è un'attività che è difficile ma che ci riempie di grande orgoglio poterlo fare per il benessere collettivo. Il centro d'accoglienza dispone di ampi spazi arredati con semplicità, ma assolutamente funzionali alle persone che temporaneamente vi ci abitano. Notiamo in particolare la presenza di tanti giochi e passeggini, perché qui sono ospitati anche 9 bambini, che ci auguriamo possano crescere al sicuro, felici e soprattutto realmente integrati nella società italiana, anche grazie al rapporto degli operatori che lavorano qui. La giornata lavorativa comincia la mattina con l'accompagnamento dei bambini a scuola. Noi abbiamo questa struttura e ci accertiamo che le mamme li abbiano preparati. Quindi li portiamo a scuola e dopodiché in realtà noi facciamo riferimento al computer, perché su questo computer, sulla schermata che li vede, c'è una sorta di diario quotidiano nel quale noi insegniamo le consegne dei vari giorni e poi alla fine scriviamo una sorta di report in cui raccontiamo quello che è stato l'andamento della giornata, le uscite che abbiamo fatto e gli impegni che abbiamo avuto. Ovviamente se ci sono delle esigenze, delle ragazze, delle richieste, loro vengono da noi e cerchiamo nei limiti del possibile di esaurirle.
quindi magari possono essere delle prenotazioni per visite mediche, quindi delle chiamate agli studi medici piuttosto che in ospedale, fissare degli appuntamenti, e se si tratta di visite impegnative, quindi di un certo rilievo, lo vediamo anche all'accompagnamento. Altrimenti, se sono visite che le ragazze possono gestire da sé, l'obiettivo che noi abbiamo è quello di rendere autonome. Quindi, nella fattispecie, magari prendere i biglietti, indicare la strada se non dovessero conoscerla, e fare in modo che poi possano arrivare sul posto e provvedere in autonomia alla visita. Ci sono momenti in cui magari siamo un po' più tranquilli e momenti in cui ci dobbiamo districare tra le varie uscite. Noi continuiamo comunque con le visite, con gli impegni che abbiamo fino alla 6 alle 8, che finiscono gli orari del turno. Il centro rispecchia quelle che sono le normali attività di una casa. Le donne ospitate, infatti, oltre a seguire corsi formativi linguistici e professionali nei quali devono impegnarsi per poter accelerare la loro integrazione, quando rientrano nella struttura vivono momenti comunissimi come quello della cucina. Siamo contenti per la visita delle scolaresche oggi, per un semplice motivo, perché questo rientra anche nel lavoro nostro di sensibilizzazione, perché loro rappresentano il futuro, rappresentano l'Italia di domani, e quindi per poter svolgere meglio il nostro lavoro abbiamo bisogno anche di parlare con i giovani, perché i giovani avranno la possibilità anche di sensibilizzare i loro genitori per un'integrazione migliore, perché l'integrazione non si fa da una parte, ma si fa con due attori, gli autoctoni e gli stranieri. Se gli autoctoni non sono in nessun modo sensibilizzati o rendiamoli partecipi di quello che abbiamo fatto, o quello che continuiamo a fare, di aiutare coloro che arrivano in Italia per un motivo di persecuzione o per un motivo di situazioni di guerra generalizzata o per violenze varie, è importante anche avere una sponda, una fetta di popolazione che capisce e con la curiosità dei giovani di capire, cercare di capire tutto quello che sta succedendo in una struttura come la nostra, una struttura specializzata per nuclei monoparentali, donne sole e donne con minori, con figli. Durante l'incontro hanno presenziato tre donne provenienti da Camerun, Nigeria e Guinea. Tre esempi concreti di come il progetto di accoglienza stia lavorando seriamente e con estrema sensibilità per favorire l'inserimento delle persone che ospita nella società. Ascoltare la loro voce è stato un momento importante per prendere coscienza di una realtà che spesso conosciamo solo per astratto, ma che invece andrebbe compresa molto più a fondo. Queste testimonianze ascoltate, queste esperienze vissute a Carlo Spragni, sono state per me molto importanti per capire come persone che provengono dall'azione del pianeta in cui la vita di una cosa troppo a rischio possono essere concretamente aiutate a cercare di integrarsi nella nostra società e ritrovare quella dignità che le è stata giustamente. Ringraziamo chi ci ha concesso di conoscere da vicino queste realtà, che meriterebbero sempre maggiore attenzione da parte dei cittadini e delle istituzioni. Perché tutti gli uomini hanno il diritto di vivere un'esistenza felice e serena, lontana da ogni forma di sofferenza e dolore. Noi facciamo parte tutti di una grande famiglia, la famiglia umana. Abbattiamo barriere e costruiamo mondo.